La regia ci dice di sì, è tutto pronto ed eccoci qui, amici e amiche che ci seguite tutti i giorni. Ben ritrovati Canale 2, c'è la nostra rubrica di approfondimento che ogni giorno affronta un tema con ospiti in studio. Oggi parleremo di una cosa molto curiosa e interessante. Un vecchio detto, un vecchio proverbio dice: Nessuno è profeta in patria, nemo profeta in patria. Insomma, molti diciamo, nel nostro diciamo, territorio, insomma. È, lavorano, si impegnano eccetera eccetera e vengono valutati normalmente poi magari si va fuori e, e si scopre che invece abbiamo di fronte delle persone con grandi qualità con grandi capacità e questo è il tema che affronteremo oggi e lo faremo con due ospiti eh, dei quali vi faccio vedere proprio alcune foto per capire di chi stiamo parlando allora queste foto fanno capire chiaramente che siamo in una sala di incisione e questo ragazzo con la barba, che poi vi presenterò, è un altamurano che fa il doppiatore, quindi attore, doppiatore, voice over, speaker, insomma dà la voce. L'altro personaggio con il quale parleremo di questo tema è una figura femminile, anch'ella altamurana. E qui eh, c'è un suo selfie alla scuola di criminologia. Eh, organizzato dall'Abruzzone, eh, e lei è una giornalista criminologa che si occupa di fatti di cronaca nel territorio in cui vive, nella Brianza, a nord di Milano. E allora, le due ospiti, o meglio, i due ospiti sono qui con me in studio e ve li presento: Laura Marinaro, la giornalista. Buonasera. Grazie buonasera per essere qui con noi. e... Claudio Popolizio invece è il Ciao, doppiatore. E allora, come dicevo, nessuno è profeta in patria, eh, certamente eh, alcuni lavori è un po' difficile farli eh. Eh, nel proprio eh, comune, nella propria località dove si nasce, quindi spesso eh, si va fuori eh, cercando una rotta che ci porti verso quello che noi riteniamo un obiettivo, eh, c'è chi ci riesce, chi invece... Si sente, pur essendo arrivato, eh, sempre in partenza e ogni giorno si pone un altro obiettivo, un altro po porto da raggiungere. Allora, io direi che per correttezza cominciamo da Laura, visto che è una donna. Allora, Laura Marinaro, bello. altamurana, cresciuta sì. ad Altamura, sì. poi eh, non dico emigrata, spostatasi a Milano. Sì, per l'università. Io sono andata via a 18 anni, ahimè, tanti, tanti anni fa, perché adesso ne ho appena compiuti 50, quest'anno. E per fare la giornalista perché era quello che volevo fare da quando ero piccolina e, e volevo farlo a Milano, perché ovviamente Milano è la capitale, è un po' dell'informazione in Italia ancora. Diciamo che ci sono riuscita. A... Anche se poi ho fatto tante cose. L'ultima volta che ci siamo visti ero venuta a presentare il mio libro sulla corruzione, sì. molto attuale tra l'altro oggi. Ma non tramonterà mai in Italia? No, ecco, lì. non solo perché non tramonterà quella cosa lì, ma perché nel DDL anticorruzione ci sono tante cosine che noi avevamo messo come ricette nel nostro libro ai tempi. E invece, poi vabbè, da un po' di anni che mi occupo prevalentemente di cronaca nera, che poi è quello che mi è sempre piaciuto di più, e a 50 anni, appunto, ho deciso di rimettermi in gioco ancora una volta. Mi sono iscritta a questo corso con, di proprio scienze investigative con la Roberta Bruzzone, che collabora peraltro con il giornale per cui collaboro io, che è giallo, di caro editore. E perché così mi piace proprio quindi chissà che un giorno non divento anche investigatrice e eh, l'Abruzzone è un personaggio <ride> mitica, veramente un personaggio c'è una bella intervista questa settimana così faccio un po' di pubblicità se mi volete leggere su Nuovo di questa settimana c'è un'intervista eh, alla Roberta insomma, così. Sì, su Nuovo che è un altro settimanale di Cairo con cui collaboro ho intervistato lei appunto eh, riguarda quest'ultimo libro che è uscito io non ci sto più sui manipolatori affettivi però poi racconta un po' il personaggio sì Va bene, adesso passiamo a Claudio Popolizio, giovanissimo, tu hai la metà degli anni di Laura. Devo compierne 27 eh, a esatto. gennaio, quindi... però quando, ne ho 26, eh. ecco, cioè, teniamoci deciso, un anno in meno. Quando hai deciso ecco, di, eh, non dico emigrare, di spostarti a Roma per eh, dedicarti a questa professione, io, io ti conosco da quando eri bambino, sì. proprio alle elementari, e tu mi, mi parlavi sempre di questa roba, io ricordo di diciamo, dire guarda che è dura, è difficile. Sì, beh, diciamo, ho avuto sempre la. Sono stato sempre una persona molto attiva, molto vivace e non avevo le idee chiare. Cioè, volevo fare mille lavori, però poi quando iniziavo a vedere, eh, eh, vabbè, ma per fare questo lavoro che serve, eh, non li volevo fare più. Quindi l'attore è stato un lavoro che ti permette di essere chi vuoi alla fine. Un giorno sei un poliziotto, un giorno fai il delinquente, quello nella vita grazie a Dio non lo faccio mai, però è un mestiere che ti permette di spaziare, di variare. E io dico che non potrei fare altro nella vita se non divertirmi lavorando, perché ho fatto altri lavori, ma non sono durati neanche un mese. Cioè io dopo un mese stavo male, non volevo lavorare più. E quindi non perché non ci fosse la voglia di lavorare, ma perché il lavoro deve essere qualcosa che ti accompagna per tutta la vita. Io ci morirei in una sala doppiaggio, anche a 80 anni mi ci vedo lì finché la voce mi sosterrà, io mi vedo lì a lavorare. Ed è quello che voglio, quello che ho sempre voluto fare. E quando fai una cosa che non ti piace la fai male. E quindi non rendi, non dai un servizio. Cioè il tuo lavoro, eh, io dico sempre ai miei clienti eh, che noi dobbiamo fare pubblicità, la pubblicità serve a far capire agli altri come i nostri servizi, prodotti possono migliorare la vita delle persone. Se io lo facessi controvoglia non migliorerei la vita di nessuno e nemmeno ah, certo, la mia. Certo, certo. Allora, vi sembrerà strano, ma eh, stavo pensando, adesso, mentre vi ho fatto, diciamo, una domanda a ciascuno per introdurre questa puntata che eh, voi eh, fate dei lavori, chiamiamoli così molto ambiti perché molti ragazzini molte ragazze da grande vorrei fare sì. la giornalista vorrei fare il doppiatore quindi sì. ecco sono delle professioni più che dei lavori dei, dei, dei mestieri il mestiere, perché proprio. il mestiere lo devi imparare il lavoro Bravo. è una cosa che può fare chiunque addirittura una macchina ci può sì. sostituire il mestiere no lo può fare solo chi ha le capacità, chi ha le competenze. Ecco, tu da, da bambina sognavi di farlo, sì, giornalista? Sì, assolutamente. Io veramente avevo già 9-10 anni, già alla quinta elementare. Vabbè, ho avuto sempre, non perché lo dico io, ma lo dicono tutti, comunque un talento sicuramente nella scrittura, che non è sicuramente la prima dote di un giornalista. Però avevo l'altro talento, che era la curiosità, e quello è davvero fondamentale. L'ho sviluppato poi durante la scuola media, scuola superiore ancora, liceo, e poi dopo, breve parentesi di attrice amatoriale, che anche quello comunque mi piaceva tantissimo. E alla fine, vabbè, sono partita e ho lavorato tanto per farlo, però. Ci sono Cioè, Io credo di alla fine esserci riuscita, anche perché come dice lui sono proprio d'accordissimo con lui, io proprio mi vedo ancora a 90 anni andare lì a investigare, Beh, adesso in particolare faccio proprio le indagini, cioè faccio proprio giornalismo investigativo, ma io non mi stanco mai, cioè non ho orari, eh, non abbiamo orari, noi che facciamo questo mestiere siamo sempre allerta. Quindi tu vivi per lavorare, non lavori per vivere. Sì. È vero, basta spostare, tutte le cose cambiano, assolutamente il sì, sì. È proprio così, Vuol però mi che piace molto. Allora, lavoro. io dico una cosa: chi uh, vuole fare qualcosa deve, deve mettercela davvero tutta, deve studiare tanto perché bisogna studiare. Io ho studiato, comunque, sono laureata. In cattolica, e tra l'altro, sono specializzata in scienza del teatro e dello spettacolo. E, e tu dici, ma fai la cronaca nera? Però non è vero, perché non faccio solo la cronaca nera, adesso collaboro anche con un sito e faccio critica teatrale e cinematografica e ne ho le competenze, quindi eh, sono veramente una giornalista a 360 gradi. Quindi studiare serve, serve sempre a tutto. Beh, dobbiamo dire: anche se si fa questo. qualcosa che non c'entra magari con lo studio, cioè, anche se magari tu fai una facoltà che non pensi che un domani ti possa servire. A, fi, finalizzata ad un lavoro, però io credo che studiare serva, però soprattutto la passione serve. Guarda lui, cioè, si sente proprio, si capisce che, che ama quello che fa. E quando si ama poi quello che si fa, pian piano arriveranno anche i frutti economici. Magari un po' do, vabbè, a me sono, cioè, ci ha messo un po' ad arrivare perché comunque sono entrata in questo mestiere in un momento di grande crisi. Infatti tra l'altro io ho iniziato a lavorare in un giornale che ha chiuso dopo due anni, che era la notte, l'ultimo quotidiano del pomeriggio di Milano, veramente un quotidiano storico, veramente una palestra di giornalismo, però purtroppo poi ha chiuso, quindi ho avuto varie vicissitudini, ho girato il mondo, ho fatto la giornalista di viaggi e poi però sono tornata a fare quello che volevo fare adesso insomma c'è un'età che posso dire dai ce l'ho fatta, forse. Sì, vabbè, come, come dicevo, a volte eh, ogni giorno ci rimettiamo in viaggio. Sì, verso assolutamente, miei, quello è importante. Sentirsi arrivati. Eh, no, no. Non è, Gli Altamurani non sono così. No. Ecco, <ride> sì. anzi volevo dire questa cosa che c'entra con la, la trasmissione ovviamente secondo me, ma sarà d'accordo anche lui con me, io credo che adesso non per campanilismo, ok, ma un po' di stardaggine che abbiamo dentro, Capargietà. genetica, forse ci sta, insomma. C ha, c ha allora ripagato. Claudio, tu da ragazzo, quindi, approdi nella capitale eh, cerchi quella che è la tua vocazione. Sì, diciamo che io ho sempre pensato di non andare mai a vendere un qualcosa che non sapessi fare, mai. Quindi ho aspettato, ho avuto la pazienza di studiare e di essere soprattutto autocritico. Perché se tu non funzioni eh, c'è poco da fare. Se non suoni bene, non puoi lavorare con la voce, non puoi lavorare in vari settori, e soprattutto non puoi avere la pretesa di venderti in una certa maniera. E io apprezzo soprattutto, ecco, gli altamurani sono secondo me lungimiranti. E ho conosciuto un ragazzo che fa marketing. Di recente ad Altamura si chiama Angelo ed è bravissimo, e lui è stato l'unico con il quale io ho potuto collaborare al Sud Italia. Perché, come me, ha una visione più ampia, cioè eh, non bisogna fermarsi. Io non sono una persona che pensa al confronto con gli altri. Io penso al confronto con me stesso del mese prima, dell'anno prima e vedere che cosa ho fatto in quest'anno in più, di meglio dell'anno precedente. Se non ci dovesse essere un miglioramento penso che sia la sconfitta di ogni persona, sia professionale ma sia proprio emotiva, perché non avresti poi la, la spinta di fare altro. Io la spinta, grazie a Dio ce l'ho ancora, non mi sento né arrivato né eh, sento anzi di aver iniziato un sogno che poi deve andare avanti. Sempre più, cioè io ho l'emozione di entrare in una sala come il primo giorno e di dire: Ah, oggi farò un pompiere. oggi la, la tua primissima esperienza consistente, perché sappiamo che ci sono un po' degli step da, ah, da... Io, la prima volta che da sono dire. entrato in una sala a non fare un turno eh, di brusio, dove all'inizio si inizia, sai che eh, vai, c'è il cameriere, ah, signore, ecco il suo caffè, cioè e fai quelle parti, poi sparisci magari. Eh, fai parti dove muori un secondo dopo, quindi sei quel personaggio. Io ho avuto la possibilità, eh, come primo turno, diciamo abbastanza più importante, di lavorare eh, con Claudio Sorrentino in un film della Fox. Dove è stata un'esperienza intanto utile perché eh, lavorare con dei direttori bravi, eh, dove poi eh, a lui si sono susseguiti dei direttori come Loris Loddi, come Francesco Venditti, Massimo Gorvo, che sono tutti direttori che che ti insegnano. A me non interessava lavorare per i soldi, ma per imparare, perché tu quando sei a contatto con grandi attori, eh, il nostro mestiere, ecco come diceva prima eh, la nostra ospite, io ho fatto tanti anni pianoforte, musica, e dicevo, ma che mi serve? Ma non suonerò mai il piano. In realtà l'orecchio giusto per imparare questo mestiere me l'ha dato proprio l'aver studiato musica, perché parlare è suonare, cioè la, la prosodia italiana, quindi verso il canto, è proprio quello, cioè suonare, la voce è uno strumento tra l'altro facile da imparare, nel senso che ce l'hai in dotazione, non devi accordarlo, non devi, però devi saper suonare su delle note che poi siano quelle dell'italiano, senza le inflessioni, senza le cadenze, senza il retropensiero, io dico sempre una parola un po' volgare, ma noi siamo mosci, cioè l'altamurano è pigro. Lo vedo pigro, cioè vedo i ragazzini quando faccio i corsi nell'esprimersi sì, quando parla, sì, ci riferiamo al modo di esporsi. Pigri, eh. Sì, sì, modo di esporsi i nostri è... suoni. Io, io dico che i suoni mediterranei hanno un po' di suoni arabi. Sì, sì noi abbiamo un dialetto molto sì. musicale, tra l'altro. Sì. È uno dei più belli. Poi io dico sempre: un ragazzo del sud Italia che impara a parlare in italiano è sempre più bello di uno del nord, perché siamo più ricchi di emozioni. Proprio, il nostro è un territorio pieno di emozioni. Di, che non possono capire tutti, cioè, noi ora abbiamo fatto il nostro cenone di Natale, cioè, quell'emozione al nord non ci sta, quel calore, quel pranzo che inizia all'una e finisce alle 7 di sera, non c'è: quindi quei, quei momenti non. Io dico che poi non tornano, quando vai fuori ti manca un pochino, però. Cerco sempre di portarmeli questi, questi momenti che sono belli da... Laura invece viene sempre, torna sempre a Altamura sì, a Natale, Sì, sì, perché, sì, sì perché ho genitore, genitori e quindi è importante, sì, sì, non solo a Natale. Diciamo tre, quattro volte all'anno, poi ogni tanto qualche incursione così di qualche giorno, assolutamente sì. Però Natale veramente è... cioè io dico Natale è qui, non esiste. È di a fare. casa. Natale, sì, ti dici ma non ce l'hai una casa tua? Sì, ce l'ho una casa mia, sono anche sposata, ho una figlia sua, anche dei suoceri, però... Natale qui, proprio il calore della famiglia, dei ricordi, per dire l'altra sera sono venuti tutti i cugini, la tombolata, non so, è bellissimo, è veramente molto emozionante e credo che debba amici, essere trasferito. Molti amici che lavorano al nord e hanno, sì. diciamo, coniato, o meglio, mm. raccolto io un po' di cose da loro e alla fine è emerso che al nord si lavora bene. Sì. Ma non si vive bene. Ma no. Al sud si vive bene, ma non no, si vive. No, vabbè, che non bene. si vive bene, non è vero, non è vero assolutamente. Noi, Beh, io... la qualità della vita è diversa. Ma è più a... che altro la qualità. Genetica, più, più stressiva. Sì, no, non è tanto quello, è anche un po' quello che differenzia tanto, un po' il clima, anche proprio. Questo un po' il buio, il clima. Uh, il fatto che le città, soprattutto le piccole città Milano, no, perché Milano adesso è meravigliosa, è veramente cambiata, è migliorata tantissimo. Sì, Andate a Milano, a Milano perché Milano è davvero l'unica città europea d'Italia, vi assicuro, io che vado a Roma una volta al mese ve lo posso dire. E, e, le città però piccole alle sette di sera, alle sette e mezza muoiono, e que questa è questa la differenza, però, uh, però non è vero, perché si vive bene in che senso? Io ho un gruppo di amici... Quasi tutto del sud, tra l'altro, però, cioè, siamo un po' misti, no? e quindi ci ritagliamo con i nostri momenti di convivialità in cui sembra di stare poi alla fine in una casa del sud eh, anche se siamo, siamo nella fredda brianza sì, facciamo <ride> il casino del sud nella fredda brianza quindi comunque no, non è vero che non, non si vive bene cioè, poi si vive bene perché comunque si sta meglio ci sono tante cose, tanto cinema, teatro cultura, eh, hai le montagne vicine hai il mare vicino hai tutto vicino, cioè alla fine non è vero che in Lombardia si sta male si mangia anche bene Certo, costa un po' di più, cioè ci sono delle cose che... Laura, con te vorrei toccare un altro tema, sì. la crisi dell'editoria. Eh. Noi qui al Sud, per esempio, adesso abbiamo un giornale storico che, ahimè, è in un momento particolare, la Gazzetta del Mezzogiorno, è... ah, yeah. la nuova proprietà siciliana, pare mm. che abbia dei problemi, pare, insomma, è ancora tutto da chiarire, però sono a rischio veramente... Eh. Tutti i posti sì. di lavoro, ma è a rischio quello che per molti di noi è, è stata un'istituzione: questo giornale, sì, veramente. la Gazzetta del Mezzogiorno che parlava della Puglia, della Basilicata, prima di tutti. Eh, sì, sono arrivati è altri strano, quotidiani. Ma però tutto ciò? Perché invece noi vediamo su eh, che gli unici giornali che si salvano ancora su carta stampata. Sono a livello di quotidiani quelli locali, cioè la forza per esempio del giorno che ha rischiato la chiusura, però e poi è stato salvato da che cosa? Dal fatto di andare capillarmente nei territori, quindi fare delle edizioni locali. Perché alla fine oppure dei settimanali locali come quello dove lavoravo prima io, io prima lavoravo al giornale di Monza o il cittadino, l'Eco di Bergamo, sono giornali che vanno bene, molto meglio del Corriere che invece continua a perdere copie o della Repubblica. E quindi mi sembra strana questa cosa, probabilmente perché eh, i nuovi editori magari non sono di qua. Allora, secondo me è, bisogna cercare di salvarli invece i giornali locali. Perché senza i giornali locali non esistono i nazionali. Eh. Cioè, io adesso lavoro per un settimanale. Eh, nazionale che si occupa di cronaca quindi noi andiamo io in particolare mi occupo della Lombardia seguo i vari casi della Lombardia ma senza l'aiuto dei giornali locali io non potrei fare il mio lavoro nel senso che per me sono fondamentali eh beh, anche per, per capire partire, quel come, territorio benissimo come, come di orientarsi mandare. perché se non è un territorio che io conosco a me spesso mi dicono ah, vai a Mantova vai a Sondrio vai, io non sono di là la prima cosa che faccio cos'è chiamo il collega del giorno o della Gazzetta di Mantova, perché più di lui chi può conoscere bene o male, e mi dice un po' la situazione. Poi, dopo, io, ovviamente, sapendo fare il mio lavoro, mi metto lì ad investigare, però. È fondamentale, cioè, sarebbe assurdo davvero, no? non deve chiudere la gazzetta, dovete fare qualcosa. No? Io, tutte le volte che chiudo un giornale, piango. No? Eh, lo so, lo so, <ride> e ci auguriamo tutti che questo non accada, anche per, eh. scusaci, per la categoria dei giornalisti. Insomma. Anche, <ride> no? che, che tra l'altro è cambiata tanto. Io adesso mi sono impegnata anche col sindacato ultimamente eh, perché, davvero, c'è un, una giungla invece dobbiamo salvare il nostro mestiere, la professionalità. Eh, noi professionisti che lo facciamo per lavoro che abbiamo studiato per farlo perché qui c'è tanta gente che si improvvisa giornalista ma il giornalista non è eh, quindi pure tu lo sai voglio dire eh. dobbiamo seguire invece Io questo vorrei restare un po' diciamo nella parte eh. un po' alta del discorso non vorrei eh. entrare in profondità però eh, poi veniamo sì. a te con altre domande ultimamente ci sono state anche alcune dichiarazioni eh, confronti ah, della nostra categoria certo. eh, giudicata a pari di bah, Donne allora, di strada insomma vabbè quello ci siamo autogiudicate sempre noi così però vabbè, <ride> perlomeno senso no, nel senso ironico noi cronisti almeno i miei più grandi direttori i più grandi direttori che io ho avuto mi hanno sempre detto ricordati Mm? Eh, eh, ma, ma nel senso che nel dobbiamo senso battere buono. in marciapiedi per andare a cercare le notizie, lì non, non si è capito, cioè forse mh, si confonde un po' troppo. Poi si confonde giornalismo televisivo e giornalismo della carta stampata, si confonde non giornalisti con giornalisti, si confondono i blogger con i giornalisti. Eh, quindi no, non è vero, noi dobbiamo alzare la testa, infatti come FNSI poi c'è stata una difesa ovviamente della categoria e io ci credo, voglio dire, abbiamo lavorato. Ma secondo te in questo periodo la mm. uh, categoria è vulnerabile sotto l'aspetto del... Eh. del cioè, di quello eh. che può pensare dell'opinione ecco, pubblica. Ma no, questo assolutamente no. Siamo un paese assolutamente libero. Il problema nostro sono gli editori. Allora, io lavoro per un editore illuminato che credo sia l'ultimo editore vero rimasto in Italia, che è Cairo. Cairo crede nei giornali, nei giornalisti, nella carta stampata, eh, continua, i suoi giornali continuano ad andare bene. Uh, altri magari non fanno gli editori fanno gli imprenditori in altri settori e poi ci mettono i soldi nei giornali quindi non conoscono bene magari i giornali e, e questo è il problema cioè allora se un giornalista non è libero è perché l'editore lo porta a dover ragionare o dove scrivere o dove fare una cosa che magari non vorrebbe fare non lo so molti editori per chiudere eh, <ride> hanno un po' se vogliamo sminuito la capacità la professionalità di giornalisti perché adesso molte notizie si possono anche raggiungere attraverso i social, alle web. Tutto si può raggiungere, è vero, però noi ci dobbiamo ricordare una cosa. Tu Felice lo sai benissimo perché sei un giornalista, quindi non è che sto parlando. Però parliamo a quelli che non lo sono. Ricordatevi che noi giornalisti cioè noi dobbiamo seguire una deontologia, noi dobbiamo verificare le notizie alle fonti primarie. Se non abbiamo noi non possiamo copiare la notizia perché l'abbiamo letta su Facebook, dobbiamo verificarla. Poi possiamo anche al telegiornale dire: Ah, Salvini ha detto mangio la Nutella perché l'ho visto su Twitter, ma non ha verificato, cioè non è una notizia, quella è una stupidata, la notizia è, è un'altra roba, c'è stato lo tsunami, io verifico, chiamo le autorità lì o l'ambasciata e chiedo, ci sono italiani, cioè verifico dalle fonti primarie, quindi non, è, non si improvvisa, questo mestiere non si improvvisa, voglio dirlo proprio ai ragazzi che lo vogliono fare. Va bene, ritorniamo a Francesco Popolizio. Oh, Francesco, scusami, Claudio, non so perché ti ho chiamato Francesco, adesso non. <ride> Ritorniamo a Claudio, e allora abbiamo parlato prima di questa esperienza. Prima abbiamo visto uh, alcune foto uh, che ci ha mandato la regia dove tu eri in sala di, di incisione. Sì, a casa siamo abituati a vedere il prodotto finito, no? già confezionato, uh, una scena di un film. Non so come si chiamano: Anelli. Sì un sì, che magari può durare due minuti tre minuti perché in quel momento ecco c'è una scena in cucina si parla due tre quattro cinque attori attrici eh, dura due minuti due minuti e mezzo in sala quanto tempo va per mettere su quella scena allora ci sono chiaramente dei turni che durano tre ore quindi noi siamo chiamati non ci si prepara nulla cioè c'è gente che dice ah ma tu ti sei preparato no là si arriva si vede la scena in originale e poi tu hai il copione già adattato perché noi lavoriamo bene c'è quando... l'adattamento dei dialoghi giustamente sì, noi lavoriamo bene quando l'adattamento è fatto in una certa maniera e è la figura più importante che poi permette la riuscita secondo me del film è il direttore perché il direttore sa sa dove ti deve portare sa come fartelo fare in base anche alle tue capacità io ho avuto di recente anche occasione di, di collaborare con Teo Bellia che è un bravissimo direttore Teo Bellia, e... lui ha iniziato come speaker radiofonico poi dopo il lui passato è stato uno che ha fatto tanto lui si sì, doppia adesso i Simpson lui ha la voce di Boh dei Simpson simpaticissimo anche proprio come persona e noi penso che dovremmo tutti essere a nostro agio nel lavoro il nostro lavoro grazie a Dio la maggior parte delle volte veniamo messi sempre a nostro agio io mi sono sempre trovato bene con tutti i direttori e il retroscena di, una, ecco, di un anello è che tu praticamente vai lì e devi replicare quello che fa una persona. Tu non inventi nulla, cioè non è una cosa che tu crei, è una cosa che tu rifai. Cioè se lui eh, fa un verso, tu lo devi rifare. Se lui è stanco e sta correndo, tu lo devi fare. Però tu sei fermo, quindi non puoi metterti a correre. Sì, però quindi... attenzione, eh, il lavoro di un doppiatore è anche quello di saper mantenere intatto quello che è il concetto, il ruolo dell'attore esatto, devi che originario rimanere che è la scena in quindi quello che lui ha fatto. Devi veramente tuffarti nel personaggio, sì. Cioè devi essere, devi essere lui. Cioè, una persona non deve capire che dietro c'è Claudio che lo sta facendo, deve dire: Ah, lui è. Io quando ero piccolo, pensavo che i film: cioè quando mi hanno detto che Al Pacino, parlava in inglese, ho detto. No, è possibile. <ride> sì, è <sempre ride> ero piccolino, no, non ci credo, ma quello mica è lui, chi è? E quindi cioè, quella è la magia quando, eh, ed è il lavoro riuscito. A tua Cino era iniziato di... da Amendola, eh, sì. grandissimo, grandissimo Amendola! Io è stato uno dei miei attori preferiti. Ma adesso eh, diciamo che vedo il cinema in maniera diversa. Perché so cosa c'è dietro e quindi io lo ascolto il film. Io ci sono dei film che nemmeno li vedo, magari sto a computer, eh, so, li ascolto e cambia. Conosco tante cambia. voci. Personalmente, è, sì. ed è brutto perché quando vedi il film, poi sai di chi è quella voce, allora devi rovina un, un, po un po' la magia un, dei film. Poi che... esatto. Uscire mi, mi diventa difficile seguire. Però riesco film. ancora a vedere film che mi piacciono e dico: Ecco, c'è questa cosa che dice, 'No, ma il film è meglio in originale'. Va bene, io sono d'accordo perché il doppiaggio è ecco, volgarmente è una caricatura. Tu metti la voce a uno in italiano, ma quello non è italiano, però qui. No, io non capirei mai un'emozione in un'altra lingua perché io non ho il retropensiero. Ma di Ma è un anche di, è difficile eh, vedere Beh. tutto quello che magari il regista, il direttore della fotografia ha voluto mettere nelle immagini Beh, in tu una cosa o, scena, o segui i sottotitoli e, e l'occhio, poi deve andare giù al sottotitolo. Certo, È difficile diventa. Veramente un, un lavoro in mano. No, perché. perché sei in finlandese? La vedo dura che riesci ad ascoltarlo? Sì, soprattutto finale. se sei in giapponese. <ride> o giapponese! Dai! Allora, ti dirò tra... di più in posso Finlandia inglese, ne... ma. Nel nord <ride> della le... Finlandia par... Finlandia parlano anche il Suomi, che ah, già, già, è proprio la lingua certo. antica finlandese. Cioè, ma scusa, in... una domanda, posso farla? Ma solo in Italia si doppia, giusto? O No, oh, si no, doppia anche no. in altri paesi. L'Italia ah. diciamo che siamo i migliori, siamo quelli Infatti, che il doppiaggio eh. l'hanno fatto, l'hanno creato. Il doppiaggio risale. <ride> al fascismo, Mussolini ha voluto che lui disse io voglio vedere i film certo. in italiano, Poi certo all'inizio erano inglesi che poi lo facevano eh, i famosi scendi da cavallo sì. <ride> eh, però adesso diciamo è diventato un modo, di, per me è l'unico modo per rendere un film fruibile cioè sono state fatte delle prove un film in lingua originale ha venduto tre biglietti in un cinema, tre quindi che vuol dire? Allora chi difende sì, l'originalità a me va benissimo io magari potessi capire un film in inglese io, io non, non sono capace e Lo so, però guarda, al di là di ogni discorso sono le stesse società che producono i film che adesso per dire un po' il rovescio della medaglia eh, sono loro a, a chiedere anche alle società di doppiaggio fateci sentire le voci perché addirittura certo. su alcuni attori principali sono loro che decidono anche eh, sì, 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 la voce, voce per, per cui credono attori. molto nei doppiatori italiani no, se certo, vogliamo certo. anche il successo di molti attori è stata anche sì. eh, la, la fortuna di avere una bella voce abbinata eh, perché ci sono attori che sì. hanno un grande fascino, un grande aspetto ma hanno una voce davvero terribile sì, <ride> e grazie ai doppiatori italiani io sfido insomma il cinema degli anni 60 e 70 che ha avuto la fortuna di essere doppiato da Pino Locchi è stato un eh. baciato da Dio eh, ma anche per esempio Jack Nicholson quando l'ha fatto Giannini cioè io l'ho ah, sì. visto anche in originale lui pensa che lui è stato premiato come il miglior doppiaggio della storia, quello lì, Shining è stato un film che ha reso molto di più in italiano, cioè, anche se in originale è fantastico, l'ho visto anche in originale, ho avuto anche, eh, certo con i sottotitoli, però ecco lì, bisogna riconoscere il merito anche a chi fa un lavoro che comunque non è facile, perché bisogna leggere, recitare, seguire l'attore, e si dice mettergli le parole in bocca, e cioè, non è facile perché sono attori bravi. No, eh, io personalmente ritengo che doppiare è veramente eh, un qualcosa di difficile, non impossibile, nulla è impossibile, però è difficile, insomma, tenendo conto che io personalmente parlo al microfono da quando avevo dieci anni, troppo, insomma, quindi, però posso dire che in Italia abbiamo una categoria di doppiatori che è spettacolare. Poi di speaker, quanti ne vuoi ce n'è? Però, e anche lì cambia perché le sperazioni. Però anche lì doppiaggi... dipende da, da quello che vuoi <ride> rendere, Certo. Come certo. dicevamo. Infatti prima. ci sono delle voci famose che sono sempre quelle che tu identifichi Ma perché chi lavora secondo me nel doppiaggio, anche in una pubblicità, ci mette comunque l'anima, anche se deve, deve dire un numero di una lavatrice o deve sì. dire una macchina e lui ci mette comunque qualcosa in più. E ma perché ti viene? Cioè è di natura. Chi lavora con le emozioni deve trasmettere qualcosa. Poi per carità. Tutte le voci sono valide ed è veramente è relativo, ci cioè, sono delle voci che magari a me non piacciono, però lavorano molto più di me o molto più di altri, cioè, è relativo, il cliente sceglie quello che vuole. Non Ad esempio c'è la niente. voce di chi l'ha visto, <ride> lo conosci? No, io non, lui non lo conosco, però... È un mito lui, ma lui è un giornalista, aspetta come si chiama, cardinale. Vabbè, la voce, avete presente la sì. voce? Eh, quando fanno le schede a chi la Ma vista. lui è anche, un, è anche uno dei giornalisti propri autori della trasmissione, ha no, una voce pazzesca, ma secondo me ci sta benissimo in quel programma, perché infatti l'hanno scelto appositamente. Eh, anche nel programma. lavoro del giornalismo, infatti, secondo me c'è bisogno di un italiano, io infatti ti dico sempre, sì. anche Felice parla in una maniera corretta, sì, non così. puoi parlare, cioè... Se la notizia deve arrivare è che, che possa andare bene dalla Sicilia al Friuli-Venezia Giulia, non puoi. Certo. E quindi, deve, ecco, ogni cosa che. Beh, qui riguarda... abbi abbiamo una discussione. <ride> sulla dizione. No, 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 c'è chi sostiene che sono i contenuti mm. più importanti. Della... Io, personalmente, ritengo mm. che oggi darsi un tono e no, no. cioè, un, uniformare. Sta? Il nostro modo di parlare la lingua italiana Beh, la non è reale. La non è poi, lo fa in maniera così. Poi molti devono avere. Poi il giornalismo, se vogliamo, non esiste solo quello televisivo: no. c'è anche quello radiofonico, c'è la carta stampata, c'è il web, e, e, e ci sono persone che intelligentemente capiscono di non avere magari determinate qualità. Eh, io personalmente, se devo scrivere, ci metto tantissimo tempo perché non sono allenato nella scrittura, se devo parlare. Io qui non ho nessun copione, ho solo i nomi che tra l'altro conosco, ma li scrivo così. Cioè, non, non ho nessun canovaccio, né nessun perché siamo allenati alla certo. diretta, diciamo così. E quindi, come la radio anche molto difficile. Come la, radio. la radio tra l'altro va benissimo adesso. Eh. La radio è ancora più difficile del molto parlare, bene. perché lì devi sì. andare, ecco, lì parli eh, in maniera veloce, improvvisa. Sì. E quindi rimanere italiano in radio è la cosa più difficile, sì. secondo me. Forse è anche più difficile. del doppiaggio. Sì. Uh, molti uh, o meno, pensano uh, che uh, sia superficiale, però sbagliano. Uh, fare dizione, imparare uh, a, a parlare sì, meglio sì. con un corso di dizione, tu lo, lo consiglieresti? Ma non basta, io non consiglio di fare un corso di dizione lì vuoto, perché imparare le regole, ok, le puoi studiare anche da solo. Prendi un CD con una persona che ti, ti dice le pronunce, il problema non è solo la dizione, è imparare... Ad agganciare a quello che dici un'emozione, quindi a rendere naturale un concetto mai in italiano. Quindi io consiglio un corso minimo di due anni. Perché una persona per imparare a eliminare il suo retropensiero regionale ha bisogno almeno di due anni. Un anno in cui studia le regole, impara, elimina la cadenza e poi un altro anno per essere anche veri. Ci sono tanti modi di dire una cosa, non puoi dirlo solo in un modo quindi bisogna allenare Beh, però come un buon un bravo atleta bisogna allenarsi bisogna due giorni e, e tutto è cioè, uno non può diventare atleta assolutamente. facendo assolutamente oh, no. solo l'ISEF ho la laurea no. sono un atleta no? ti devi allenare tutti i giorni purtroppo pizza. anche nel mio lavoro c'è gente che fa due corsi va due giorni a fare una masterclass e dice eh, io sono doppiatore sono speaker però poi devi dimostrarlo, cioè nel senso che la velocità, la precisione che richiede questo mestiere la devi acquisire facendolo. Io ho fatto migliaia di spot pubblicitari. Oggi vado, lo incido e torno a casa nel giro di un quarto d'ora, ma prima, io all'inizio, per fare anche un codino pubblicitario, stavo anche mezz'ora. Dicevo, no, non è possibile. Poi mi sembravano i colleghi, eh, mi sembravano qualcosa di... Gli extraterrestri, ma come fanno a parlare così? Com'è che la dicono bene? Io la dico male. Senti, è un lavoro importante sul quale ci hanno messo la tua voce. Allora, adesso eh, quello che sta andando di più, diciamo, sono le serie Netflix. Io ho doppiato Il Ciapo, che è una serie, ecco, adesso come dicevamo anche prima, vanno tutte queste voci sporche. Diciamo che la fortuna è anche un po' il timbro, ma quello te lo dà Dio. cioè Non eh, è certo. che tu eh, lo fai perché eh, se vai bene su un attore ti ci mettono, se non ci vai bene è difficile anche collocarsi. Dipende anche dal timbro che hai. Oggi io vedo molte voci, eh, la maggior parte delle voci maschili sono voci molto giovanili. Quindi ho avuto una fortuna, diciamo, di avere un timbro anche un po' particolare e quello ti aiuta. Soprattutto per le donne, perché le donne sono molto simili tra di loro. Quindi una donna che ha una voce un po' più scura, un po' più eh, particolare viene preferita e quindi diventa una caratterizzazione. Nicole Kidman, tutti sanno che è lei perché la voce di chi la doppia è, è, è fantastica, è unica. Quindi ecco, anche l'unicità, il modo in cui la fai, la tua eh, personalizzazione, anche una pubblicità, è qualcosa che viene cucito su misura, su un video, su, e se non è cucito su misura, non è un abito di sartoria, è sempre un outlet, è sempre qualcosa comprata così. Non è perfetto, Beh, eh. abbiamo fatto dei discorsi interessantissimi. Ci siamo un po' allungati perché siamo in, come si dice, in questi giorni di festa, insomma, abbiamo un po' di tempo in più da passare a casa sul divano. Poi il palinsesto in questo periodo di Canale 2 c'è, cioè, eh, diciamo, è quello della prima donna. Perché andiamo in onda alle 13.30, poi alle 14.20, 14.25 di nuovo. Poi andiamo la sera, insomma, copriamo le fasce del PG e quindi. Catalinghe. Abbiamo la possibilità insomma, di, di allungarci un po' sulla durata della puntata. E allora, quindi Due altamurani che eh, prestano la loro eh, bravura, la loro professionalità, Claudio Popolizio a Roma come doppiatore, però si sposta spesso anche, anche, a, Milano. anche a Milano, e eh, Laura Marinaro come giornalista. A Milano, eh, Milano sì. adesso hai detto che diciamo ti Milano. stai specializzando con l'Abruzzone eh. <ride> eh, in criminologia. Senti, per sì. concludere, eh, tu hai seguito eh, la vicenda sì. di Bossetti. No? Sì, sì, ma infatti... Ne, ne abbiamo, ad, adesso a che punto? È Niente, lì? è finito, ma, eh, so, abbiamo ma, archiviato un tutto. quadro. un quadro altamente indiziario. Eh, no, insomma. no, assolutamente, perché c'è un quadro altamente probante, lui ha preso l'ergastolo e basta, siamo tranquilli. Sì, ma c'è chi sostiene che... Tutto ma chi sostiene? Regge, chi? Chi, chi non la ha letto... Eh, beh, la sua difesa è normale, cosa vuoi che sostenga La no, sua ma difesa Tu Tu hai letto un po' le carte. Quindi. Tutte e ho seguito tutti i processi. Io vi dico che a breve uscirà forse qualcosa di interessante su questo caso, scritto da me e dalla Roberta, e quindi avrete tutte le risposte. Comunque. Grazie. State tranquilli che l'assassino di Yara è in carcere per tutta la vita. Va bene, va bene. Quindi l'informazione, come vedete, è anche eh, profondità. Perché prima lo diceva, allora. no, bisogna no, no. leggere, hanno capire, bene. le carte. hanno lavorato davvero bene. L'opinione ascolta bene. e si pone delle domande. Però, ma hanno poi... fatto di tutto per insinuare il dubbio, ma a chi ha seguito davvero bene il processo e non nei salotti televisivi di un certo tipo soprattutto alcune trasmissioni in particolare non ci sono dubbi per noi insomma va bene allora Capodanno Natale l'avete già passato Capodanno sempre in famiglia oppure come si dice no, Natale torno, con i tuoi capodanno torno con chi a vuoi a casa mia su, Capodanno con gli amici di su anche perché poi si riprende subito a lavorare no a gennaio tre giorni a Barcellona ah <ride> no quindi dopo l'Epifania <ride> sì. tu Claudio invece Capodanno è a Roma ah, e torni già a Roma, a capo? Eh sì, sì, sì. Faccio anche l'epifania lì, perché poi già dal 7 si riprende la routine quotidiana. Quindi ormai le feste sono finite, ma meglio perché io le feste mi scoccio, io mi annoio. Quindi ho bisogno di essere sempre: poi, ho detto, mi piace il mio lavoro, quindi quando sono fermo mi manca qualcosa. Va benissimo, allora, grazie ai nostri ospiti per essere grazie stati qui con noi. Grazie a voi per averci seguito. E Canale 2C dopo ritorniamo eh, lunedì perché lunedì è 31, e poi eh, in quella puntata ci faremo gli auguri di fine anno. Quindi per questa settimana è tutto, c'è il weekend, sabato e domenica, nel quale potrete vedere anche le repliche di questa settimana se vi siete persi qualcosa. E noi ci rivediamo lunedì e in quella occasione ci facciamo anche gli auguri eh, per l'anno nuovo. Grazie nuovamente ai nostri ospiti e tutto alla prossima.